Dalle prime ore della mattina di lunedì 28 gennaio, personale della Questura di Torino, coadiuvato dal reparto mobili di Torino, ha proceduto all'operazione di sgombero dei locali del mattatoio comunale di via Traves 43, illegittimamente occupati durante la notte da attivisti riconducibili al gruppo animalista internazionale di origine francese 269 Liberation Animale. Gli agenti della Digos hanno proceduto a identificare e denunciare per i reati di invasione di terreni, edifici e violenza privata 97 aderenti al predetto movimento, di cui 21 italiani, 58 francesi, 12 belgi, un bulgaro, 5 svizzeri. Tra attivisti sono stati denunciati anche per resistenza a pubblico ufficiale. Ce matin, nous sommes venus ici pour amener l'action directe. Questa mattina siamo arrivati. Oggi è di stare dentro il mattatoio, di resistere al massimo. Eravamo tutti scatenati insieme e 269 sta qua per bloccare il sistema specista. Adesso un po' più di via perché pensavo che per oggi comunque quindi non c'è stata nessuna macellazione. C'è tutto per arrêter, bloquer la battaglia di oggi, che non è aucune vittima oggi. Quindi nessuna vittima. E poi anche per politicizzare, quindi attirare l'attenzione su quella che è la loro attività. Voilà. Dans son intégralité qui touche les lobbies. Ah, pourquoi Turin? C'était une. Perché Torino? Perché no? Perché comunque i mattatoi ci sono dappertutto, il sistema di difesa è dappertutto, ci sono dei mattatoi in Belgio, ci sono già state delle azioni di 269 in Belgio, Francia, e adesso portiamo questa un po' più. Proviamo a portarlo dappertutto. L'action directe de désobéissance civile.